Buonasera, ben ritrovati. Continuiamo la nostra passeggiata nella Firenze Medicea, questa sera con, bene o male, la punta di diamante della famiglia Medici. Chiaramente mi sento in difficoltà nel dover risolvere una personalità e un momento storico come quello che in qualche modo affrontiamo questa sera relativamente a Lorenzo il Magnifico, tutto in poco più di un'ora. Chiaramente è una figura talmente complessa, articolata, particolare, che logicamente meriterebbe molto più che queste due parole. Cercheremo di fare del nostro meglio, mi do del noi, cercherò di fare del mio meglio. Ovviamente per darvi un'idea di quello che è stata non soltanto la figura di Lorenzo, ma anche quello che è stato il contesto culturale e politico in cui è venuto a trovarsi e soprattutto quello che lui ha lasciato effettivamente come eredità, mettendo in movimento una serie di forze, una serie di circostanze che hanno sicuramente cambiato il corso degli eventi. Lorenzo è stata infatti una figura potente, fortissima, è sicuramente ricordato, anzi oggi è diventato sinonimo senza dubbio di elevazione culturale, di figura illuminata, soprattutto di un certo tipo di cultura che in qualche modo ha cambiato il volto diciamo delle città italiane della fine del 400, ma che in qualche modo ha cambiato proprio il modus, il modo di comportarsi e di soprattutto relazionarsi tra politica e cultura. Questa è stata una cosa veramente straordinaria. Non è Lorenzo il primo a iniziare questo tipo di, diciamo, di percorso, perché in qualche modo lo ha ereditato, lo abbiamo già visto, suo nonno, suo padre, il bisnonno volendo, sono stati proprio questo, sono state delle figure che hanno compreso straordinariamente e lo hanno applicato, hanno compreso l'importanza di esprimersi e di esprimere tutta una serie di valori attraverso la cultura e legarla fortemente alle fortune politiche, economiche della propria città. Tant'è che appunto noi non parliamo soltanto di Lorenzo, ma parliamo di Medici in generale, proprio per intendere questa grande rinascenza culturale e sociale che in qualche modo ha imperversato non soltanto a Firenze e non soltanto in Toscana, ma in realtà si è diffusa a macchia d'olio, tenendo presente appunto che una cosa particolare che possiamo comunque ascrivere a Lorenzo già da piccolino è questa sua capacità di comunicare, di diffondere, di trasmettere queste sue capacità, queste sue sensazioni e sentimenti che in qualche modo porterà avanti anche negli anni ovviamente adulti, negli anni della maturità. Non è un uomo geloso delle sue conoscenze, del suo livello sociale, del suo livello culturale, è un uomo estremamente prodigo e questo ha fatto sì che si siano creati tutta una serie di interscambi, di correlazioni, di legami a più livelli e al di fuori di Firenze, tanto da innescare quel movimento che va sotto il nome di Rinascimento Italiano. Lorenzo il Magnifico è stato uno dei promotori di questo movimento e sicuramente insomma deve esserci stato qualcosa di genetico, visto anche i genitori da cui proviene, nel senso che suo padre Piero lo abbiamo diciamo visto, anche se in maniera un po' fuggevole, ne abbiamo appena accennato la volta precedente, è stato comunque un uomo di grande cultura, di grande anche capacità, sebbene purtroppo diciamo devastato dalla malattia e soprattutto morto molto giovane. La madre di Lorenzo il Magnifico è una donna di ottima famiglia, della famiglia Tornabuoni. Lucrezia Tornabuoni è una donna importante, appartiene quindi a una famiglia molto diciamo inserita, legata al contesto mediceo e estremamente colta lei stessa. Si dice
che Botticelli abbia voluto rappresentare la famiglia di Piero e quindi la famiglia praticamente di Lorenzo, qualcuno vorrebbe che fosse rappresentato in questo Magnificat, cioè in questa opera che vedete alle mie spalle, dove addirittura nei fanciulli che vengono rappresentati qui si vedrebbero addirittura i due fratelli Lorenzo e Giuliano. Questa è un'ipotesi che viene proposta, ma al di là del fatto che Botticelli li abbia immortalati o meno, quello che è certo è che la famiglia Tornabuoni, e soprattutto Lucrezia Tornabuoni, ha avuto un ruolo importantissimo, perché è stata una donna che, illuminata probabilmente anche da tutta una serie di studi umanistici estremamente all'avanguardia per l'epoca, ha introdotto Lorenzo a quel tipo di studi e quindi gli ha praticamente aperto le porte a quel dinamismo intellettuale, a quella ricerca spirituale e culturale che poi lo ha caratterizzato. Tant'è che, considerate, questo è un affresco da Santa Trinita a Firenze, dalla Cappella Tornabuoni, che fa riferimento, dalla Cappella Sassetti, dove vengono rappresentati qui in fondo, in questo, eccoli qui, vengono rappresentati nell'angolino in fondo a sinistra, vengono rappresentati alcuni dei, degli intellettuali più illuminati di quegli anni, tra cui Marsilio Ficino, per esempio, che è stato uno dei promotori della rinascita dell'Accademia Neoplatonica, per esempio Cristoforo Landino, che viene rappresentato, eccolo qui, il personaggio con i capelli bianchi, questo dovrebbe essere Marsilio Ficino, quindi intellettuali che furono tra l'altro precettori di Lorenzo, quindi le carte in regola c'erano praticamente tutte affinché Lorenzo potesse sbocciare. Voi considerate quindi che questo bambino, ecco, questi sono i dettagli appunto dei personaggi, come vi dicevo, Marsilio Ficino, Landino e probabilmente qui si vuole riconoscere Angelo Poliziano, che è stato l'altro grande amico, di Lorenzo, che l'ha accompagnato praticamente in tutto il suo percorso. Quindi già questi nomi ci danno comunque l'idea di quello che è l'ambiente culturale in cui è cresciuto. Un ragazzino che tra l'altro a 5 anni viene a presiedere addirittura, pensate, l'ingresso di ospiti illustri in famiglia, quindi addirittura degli ambasciatori che vengono in visita a casa Medici e sono introdotti, praticamente sono accompagnati da questo ragazzino di 5 anni che dopo 2 anni addirittura già fa gli onori di casa, a 10 anni viene mandato come ambasciatore a 10 anni, quindi in rappresentanza della famiglia mandato a Venezia. Qualche anno dopo sarà mandato come rappresentante diplomatico, sempre per conto della famiglia, ai matrimoni ufficiali che si tengono in quegli anni tra le grandi famiglie. Viene mandato a Milano, per esempio, viene mandato a Napoli. Perché? Perché è la figura perfetta, oltre che l'erede designato, ma è anche perfetto per interpretare quel ruolo. Ha una grande capacità Lorenzo, una grande capacità di contatto umano, ha un carisma enorme, già a 5 anni a quanto dicono, aveva questo carisma, pertanto diventa effettivamente un ambasciatore straordinario per la famiglia stessa. Qui addirittura viene rappresentato in questo corteo dei magi, dove viene rappresentata in realtà tutta la famiglia Medici, viene rappresentato, eccolo qui, giovinetto, come appunto la punta di diamante della stessa famiglia, quindi il vero e proprio caposaldo che diventerà, egli stesso diventerà pochi anni dopo. Quindi in qualche modo la strada è segnata, però la abbraccia molto bene questo ragazzo, che da subito mostra tra l'altro delle doti straordinarie, delle doti prevalentemente politiche, diplomatiche, ed ha, come vi dicevo, una capacità in qualche modo quasi empatica
di entrare in contatto con le persone. Questa cosa farà sì che riesca a stringere attorno a sé un gruppo nutritissimo di sostenitori, di persone, un po' come era stato all'epoca di suo nonno e come era stato anche nella breve vita di suo padre. In Lorenzo è ancora più evidente questo aspetto, è ancora più accattivante. Pertanto considerate che è un ragazzo brillante, che è, oltre a essere colto, si diletta di poesia, si diletta di scrittura, si diletta quindi di tante forme artistiche che lo rendono anche un vero e proprio catalizzatore di eventi. Intorno a lui e a suo fratello si riuniranno dei circoli culturali. Quindi ha sicuramente queste caratteristiche, ma è anche vero che il momento in cui Lorenzo comincia a crescere e quindi quando comincia ad arrivare intorno ai 15-16 anni, Lorenzo nasce nel 1449, quindi intorno alla metà degli anni 60 grosso modo, si cominciano però ad avvertire delle problematiche a Firenze che sono anche dovute a quegli scontri tipici che in qualche modo possono essere riferiti ai contrasti tra le fazioni delle famose arti e soprattutto in questo caso tra gli schieramenti pro e contro la famiglia Medici, che ormai già da qualche decennio, e cioè dall'epoca di Cosimo il Vecchio, ha preso in mano la direzione, il potere, in una forma che non è mai, attenzione, ufficiale. Non esiste un signore di Firenze, non c'è un principe di Firenze, c'è un Medici che riveste una volta la carica di gonfaloniere, una volta è membro di una delle arti, un'altra volta è nel consiglio dei priori, un'altra volta è sempre onnipresente nell'ambito delle magistrature, delle cariche, dei poteri politici, e la sua presenza in qualche modo può anche non comparire direttamente, ma se non c'è lui ci sono i suoi fedelissimi, e attraverso questa rete strettissima e vastissima di contatti e di consensi ha praticamente la gestione del controllo delle magistrature. Questo è ciò che i Medici riescono a costruire, e Lorenzo ulteriormente, proprio grazie a questo fascino veramente straordinario che in qualche modo esercita. Però è anche vero che il periodo è difficile, ci sono contrasti, come sapete, con diverse città italiane in quegli anni, c'è un contrasto sicuramente con Roma, c'è un contrasto con Napoli, ci sono contrasti con Ferrara, per esempio, ecco, citando Ferrara, dove per problemi addirittura proprio territoriali, in qualche modo di, diciamo, politici piuttosto seri, si arriva molto spesso alla contrapposizione anche armata, e Firenze comincia in qualche modo addirittura ad essere presa di mira da una serie di ulteriori città e di ulteriori potenze che in qualche modo vedono nella guida dei Medici un grosso ostacolo ai loro interessi. Sebbene i Medici intessano relazioni con tutti, sono legati a Milano, sono legati a Napoli, sono legati praticamente anche all'area romana, ma in tutto questo ovviamente dovete immaginare che poi ci siano chiaramente delle lotte per la supremazia e soprattutto per gli interessi principali più importanti, al di là poi delle relazioni diplomatiche tenute. Si arriva a un, diciamo, colpo gobbo nel momento in cui lo zio di Lorenzo il Magnifico riesce ad organizzare un matrimonio assolutamente perfetto, un matrimonio che viene contratto, pensate, con una giovane rampolla della famiglia romana degli Orsini. Ora, dovete immaginare che la famiglia Orsini è una famiglia di antichissima nobiltà, fortemente legata a, soprattutto in quel momento, all'ambito papale. Chiaramente un matrimonio stretto con un membro di un'antichissima famiglia nobile romana
aveva i suoi vantaggi, quindi dobbiamo sempre leggerla in questa chiave. Il matrimonio viene quindi celebrato con Clarice Orsini, che vedete rappresentata in questa medaglia, sembra una nonna con il cappello, lo so, non era bellissima, però è stata una donna sicuramente molto preziosa, anche come compagna, diciamo, di vita. E Clarice Orsini però apre le porte a Lorenzo nell'ambito della nobiltà romana. Ricordiamoci sempre che i Medici non sono di origine nobile. E quindi questo significa comunque acquisire quel prestigio anche a livello internazionale, perché gli Orsini sono romani, che ovviamente ha il suo peso. Di conseguenza questo matrimonio effettivamente avrà una grandissima influenza e una grandissima importanza poi anche nei contatti, nelle relazioni, soprattutto nel mondo romano, dove ricordiamoci che c'è il Banco Medici, e il Banco Medici è un trampolino di lancio eccezionale. Lorenzo, che tra l'altro sa sfruttare molto bene questa serie di contatti, riesce nel giro di poco a prendere tutta una serie di ulteriori cariche, diciamo così, su di lui. Viene, per esempio, addirittura scelto da Firenze per diventare proprio ambasciatore, e quindi viene mandato a risolvere alcune situazioni un pochino delicate, situazioni delicate che sono alla fine degli anni 60, 68, 69, sono estremamente problematiche. Quindi, per esempio, sempre il famoso rapporto con la città di Milano, che era in quel momento in una fase tentennante, sebbene vi aiuto a ricordare che erano stati proprio i Medici ad aiutare gli Sforza nel prendere il potere, nel raggiungere, diciamo, soprattutto determinati traguardi. Nel 69 però vi ricordo che c'è la morte di Piero, cioè di suo padre, e da quel momento quindi la situazione di Lorenzo cambia radicalmente. Addirittura Lorenzo scrive in uno dei suoi lavori, racconta di come si siano presentati a casa sua tutta una serie di maggiorenti cittadini che venivano ovviamente ad esternargli, a lui e a suo fratello Giuliano, il proprio dolore per la scomparsa del padre, e soprattutto a pregarlo di prendere sulle sue giovani spalle il peso della cura della città, quello che era stato il ruolo di suo nonno prima e di suo padre anche. Lorenzo dice: io non ne volevo sapere perché per me era una cosa troppo gravosa, ma per il bene di Firenze ovviamente ho accettato. Aggiunge anche una postilla dicendo che sì, in realtà è bene comunque, perché non vale essere ricchi se non si è inseriti politicamente, quindi chiarisce molto bene che era necessario, cioè lui dice proprio questo: si vive male come ricchi senza il potere politico. Quindi questo vuol dire che una serie di diciamo di sostenitori filomedicei arrivano praticamente a riassegnare di nuovo ai Medici la cura cittadina, seguendo quello che era stato il filone precedentemente seguito con il padre, ancora prima con Cosimo il Vecchio. A fianco a lui ci sono anche personaggi importantissimi, come per esempio Pico della Mirandola, che è stato, diciamo, potremmo dire il braccio sinistro, Pico della Mirandola, mentre Angelo Poliziano il braccio destro. Sono state cioè le persone che hanno aiutato effettivamente, non solo dal punto di vista intellettuale, ma anche proprio nella gestione molto spesso degli affari, sono stati i suoi consiglieri, quindi hanno aiutato Lorenzo a dirimere soprattutto delle grandi problematiche, come quelle che si presentano proprio in quegli anni, quando ci si trova, per esempio, ecco, questo è un ritratto di Angelo Poliziano, questo. Mentre appunto in quegli anni scoppia la contesa con Volterra,
Ebbene, quella è stata la prima dimostrazione piuttosto, diciamo, forte da parte di Lorenzo, che impone praticamente a Volterra la supremazia fiorentina, e quindi nel 70 praticamente obbliga Volterra a dotarsi della fortezza medicea, che cioè va a rappresentare il potere di Firenze su Volterra. Inizia cioè in questo momento anche un'attività politica espansiva di Lorenzo, non di Firenze che già c'era, ma di Lorenzo per Firenze, e questa cosa gli fa acquisire prestigio agli occhi di detrattori e agli occhi ovviamente dei suoi sostenitori, tant'è che nel giro di poco viene mandato come rappresentante ambasciatore di nuovo a Napoli per cercare di dirimere una serie di piccole contese, e viene, ecco, questo appunto è re Ferrante d'Aragona, che diciamo aveva in quel momento una situazione, diciamo, di stallo con Firenze, e con il quale per un certo momento si riesce anche a stabilire una sorta di accordo di relazione, proprio grazie ai buoni uffici di Lorenzo. Ma la cosa più importante avviene poi soprattutto nella, diciamo, capacità di Lorenzo di riuscire, pensate, a far convergere gli interessi di di stati in qualche modo ostili, nemici, avversari, nella stessa direzione. Quindi riesce praticamente a creare delle alleanze impensabili, come quella che avviene proprio in quegli anni tra Milano e Napoli, che fino a poco tempo prima si erano osteggiate violentemente. Non parliamo poi del fatto che in questo riuscirà addirittura a catturare l'attenzione e, diciamo, gli interessi, quindi a legare a questa sorta di, chiamiamola lega, Firenze, Milano, Napoli, addirittura anche Venezia, che era sempre stata ai margini di tutto questo e in contrasto totale, per esempio, con gli interessi sia milanesi che napoletani. Quindi comincia a creare una rete di alleanze esterne molto interessanti, che però cominciano anche a insospettire e a creare problemi, soprattutto per quanto riguarda il nuovo pontefice romano, e cioè Sisto IV della Rovere, il quale Sisto IV conosce Lorenzo il Magnifico proprio nel momento del suo insediamento, perché Lorenzo va come ambasciatore a presenziare all'insediamento di Sisto IV, e la cosa sembra addirittura per un certo momento filare anche benissimo, proprio per la grande capacità oratoria, ma sicuramente anche, diciamo, di personalità di Lorenzo il Magnifico, il quale riesce a convincere il pontefice romano ad affidargli l'antica carica, vi ricordate che era stata di suo nonno già, che era quella di esattore delle tasse pontificie. Oltre al fatto che Sisto IV, fresco fresco di pontificato, come sapete, inizia tutta una serie di campagne, tutta una serie di atti che volgono, in sintesi, ad andare a creare una sorta di feudo della Rovere, cioè comincia a avanzare pretese su alcuni territori allo scopo di andare a creare dei feudi soprattutto per la sua famiglia. Questa è grosso modo una carta che ci dà l'idea di quello che doveva essere in quel momento la situazione politica. La nostra Firenze è qui, ovviamente la Repubblica di Firenze non conta solo Firenze, ma conta il territorio intorno, che si era andato ovviamente allargando. Lo Stato Pontificio, che come sappiamo comincia a dare piuttosto fastidio, perché i pontefici effettivamente intraprendono una serie di azioni prettamente politiche e prettamente militari, quindi si comportano niente po' di meno che come altri stati, e di conseguenza quindi con atti espansionistici. Di sopra ovviamente indichiamo i luoghi più importanti: abbiamo Milano da questa parte, Venezia, e di sotto il Regno di Napoli. C'è ovviamente anche Siena, che non dimentichiamo, e c'è un punto interessante, perché all'incirca qui in mezzo c'è un territorio, un'area
che comincia ad essere molto molto contesa, e cioè Imola, la città di Imola. Imola viene contesa perché? Perché è un punto di attraversamento, è un punto di passaggio, è una sorta di porta d'onore che indirizza un po' dappertutto, perché da lì ci sono i transiti verso Venezia, verso Milano, ci sono verso diciamo lo Stato Pontificio, verso Firenze, quindi è un punto nevralgico e fa gola a tante persone. Il pontefice romano chiede addirittura ai medici, a Lorenzo, di finanziare la campagna militare per la conquista di Imola, anzi prima per comprarsela, poi non ce la farà a comprarsela e va a conquistarsela. E qui effettivamente si creano dei grossi problemi, perché il passaggio di Imola nelle mani del pontefice significa quindi rimettere nel in conto la creazione di un punto forte appartenente allo Stato Pontificio, che però controlla praticamente, si trova in una zona nevralgica, pericolosissima per Firenze, pericolosa anche per gli altri, ma ovviamente Lorenzo pensa a Firenze. E soprattutto considerate che il pontefice sta facendo tutto questo per creare un vero e proprio feudo per i suoi famosi nipoti, quelli che vedete rappresentato qui, questo è il pontefice, mentre qui vedete questi due giovinotti che sono i due dei numerosi nipoti di Sisto IV, i famosi Riario, Pietro e Girolamo, Girolamo Riario, il quale Girolamo è proprio quello su cui conta il pontefice allo scopo di generare un vero e proprio Stato. Girolamo Riario è stato una personalità estremamente forte, anche piuttosto brutale nei mezzi che ha perseguito. Quindi l'intento è ben chiaro. Lorenzo si trova nella possibilità strategica di bloccare il pontefice nelle sue operazioni, non gli presta più soldi, preme sugli altri banchieri affinché non prestino soldi al pontefice, perché i papi chiedono soldi ai banchieri, i quali i banchieri li prestano per ottenere ovviamente poi indietro tutta una serie di tornaconti. Uno per tutti, Lorenzo aveva chiesto per esempio l'investitura cardinale per suo fratello, cosa che poi non si farà, però chiede quello. Quindi i banchieri che, tanto per capirci, esercitano tante attività, si occupano di transazioni, si occupano in forma occulta anche di prestito a usura, anche se in una forma più occulta, perché quello ufficialmente non sarebbe stato neppure troppo legale. Ebbene, Lorenzo si muove proprio in questa direzione. Sì, ecco, questo è il dettaglio per farvi vedere appunto i due Riario. Questo è il momento in cui il pontefice in realtà sta incaricando Bartolomeo Platina come bibliotecario, diciamo responsabile della biblioteca apostolica. Ma questa situazione, diciamo questo tentativo da parte del Medici viene rivelata dai suoi oppositori di sempre, cioè dalla famiglia dei Pazzi, di cui vedete lo stemma. Infatti i Pazzi, come sapete, avevano un conto in sospeso, in qualche modo una tendenza soprattutto antimedicea ben evidenziata, e sembra che sia accaduto esattamente questo. Quando Lorenzo, in qualche modo ormai abbastanza ben saldo, sono gli anni 70, è il 74, all'interno di Firenze, ha quindi diciamo il controllo della cittadinanza, soprattutto grazie al fatto che con quel sistema di alleanze è riuscito per esempio a esautorare molti dei suoi avversari politici delle cariche politiche, quindi li ha fatti proprio estromettere dalla possibilità di arrivare
alle magistrature, e tra questi ci sono pure i pazzi, tra le altre cose, ovviamente capite che Lorenzo è saldamente a cavallo di Firenze in quel momento, ma ha questo problema sul versante esterno, soprattutto in direzione di Roma, unita poi al fatto che le restanti diciamo relazioni con le varie potenze, le varie città, diciamo le varie signorie, ovviamente risultano in un momento piuttosto delicato. La famiglia dei pazzi che cosa fa? Sembra che abbia rivelato a Sisto IV l'arcano, e cioè come mai i soldi per la campagna su Imola non vengono fuori, e cioè per il fatto che Lorenzo ha chiuso i cordoni della borsa e ha imposto a tutti gli altri banchieri fiorentini e anche senesi, insomma laddove riesce ad arrivare, di non prestare soldi. Di conseguenza, quindi, questo per evitare che Sisto IV possa arrivare al suo scopo. Scoperta questa cosa, probabilmente Sisto IV non l'ha digerita molto bene, se considerate infatti che questo momento è un momento veramente importante, perché è proprio qui che si creano tutta una serie di presupposti che porteranno a dei veri e propri scontri armati, oltre che alla famosa congiura dei pazzi contro Lorenzo il Magnifico. Vale a dire che in quel momento, quando il pontefice si rende conto che le sue aspettative sono tradite, i suoi obiettivi sono in qualche modo bloccati, vengono chiamati in causa in uno scontro generale tutte le grandi potenze, diciamo, italiane, per così accennare solo al territorio geografico. E in questa occasione che cosa accade? Accade semplicemente che i pazzi, assieme ad altri personaggi, tra l'altro provenienti da varie aree, organizzano, ordiscono una serie di azioni volte a rovesciare il potere a Firenze e soprattutto a scardinare la Repubblica Fiorentina completamente, addirittura con un'occupazione militare. Tant'è che, pensate, il pontefice romano, in primo luogo, la prima cosa che fa è toglie ai medici il diritto di tesoreria, quindi praticamente li caccia, per così dire, dallo Stato Pontificio. Non solo, fa un'altra cosa molto molto intelligente: fa elevare a vescovo di Pisa Francesco Salviati. Francesco, non il pittore, Francesco Salviati è cugino, diciamo è imparentato con i pazzi, ed ha tra l'altro una disposizione d'animo piuttosto avversa a Lorenzo il Magnifico e alla famiglia dei Medici. Ora Lorenzo cerca di ostacolare questa elezione, diciamo, al vescovado di Salviati, però non riesce. Quindi Pisa viene portata piano piano a prendere una posizione ben netta nei confronti di Lorenzo. Che cosa sta succedendo quindi sullo scacchiere? Che il pontefice riesce a trarre a sé una serie di realtà politiche, quindi chiama a sé Pisa, Siena, e piano piano vedrete che intorno a lui si stringeranno altri personaggi. Lorenzo, che capisce quello che sta succedendo, cerca di stringere le sue alleanze, quindi rinnova le sue alleanze con Milano e con Napoli. Il problema è che chiama in una vera e propria lega contro il pontefice anche Venezia. Questa cosa crea uno scontro, crea praticamente un problema con il re di Napoli, il quale quindi esce dalla Lega e si affianca, diciamo appoggia il pontefice, per cui Lorenzo si trova senza un alleato, si trova praticamente senza un alleato. Dalla parte del pontefice, tra l'altro, passerà anche Federico da Montefeltro, quindi c'è anche Urbino che entra in gioco. Sono tutti interessati a far cadere i Medici e a far capitolare la Repubblica Fiorentina. Questo significa ampio spazio al territorio fiorentino,
e soprattutto alla spartizione di tutto quello che ne viene. Quindi, che cosa accade? Su un fronte si lavora per organizzare una vera e propria azione militare che dovrebbe essere sostenuta proprio da Napoli, da Urbino e quindi e da Siena, che dovrebbero sostenere lo scontro a livello militare. D'altro canto, sembra, con il placet di Sisto, i pazzi e Francesco Salviati organizzano invece quella che va sotto il nome di congiura dei pazzi, e cioè ordiscono praticamente di attaccare e uccidere direttamente Lorenzo e suo fratello Giuliano e di eliminarli quindi fisicamente in maniera tale da non avere più l'ostacolo. Tra l'altro la cosa viene ordita anche in una maniera piuttosto diciamo dura, nel senso che certo una congiura non è mai una cosa delicata o divertente, però in questo caso è anche quasi sacrilega, se vogliamo, perché si decide, pensate, di uccidere i due fratelli medici dentro la Basilica di Santa Maria del Fiore. Quindi si decide di ucciderli in chiesa durante la messa di Pasqua. Si sceglie proprio il momento preciso, tra l'altro noi ne abbiamo proprio racconti da questo punto di vista. Quindi un primo gruppo avrebbe dovuto eliminare i fratelli medici, poi nel contempo sull'esterno della città e soprattutto del territorio fiorentino si sarebbero viste arrivare truppe pontificie, truppe napoletane, truppe urbinati che avrebbero praticamente occupato i territori di Firenze. Se non che la congiura, la famosa congiura dei pazzi, non va propriamente nel verso giusto. Il giorno di Pasqua del 1478 Lorenzo e Giuliano si recano in chiesa come diciamo di norma. Tra l'altro si scelse questa cosa non tanto perché i pazzi erano sacrileghi, ma era semplicemente perché all'interno della chiesa c'era molta meno sorveglianza, soprattutto poi nella domenica di Pasqua, nessuno andava a immaginare una cosa del genere. Tra l'altro dai racconti che si fanno la cosa fu abbastanza improvvisa, repentina, ma con una partecipazione diciamo piuttosto nutrita di antimedicei, addirittura dei religiosi o comunque qualcuno che si spacciò come tale, furono coloro che attaccarono Lorenzo, tra l'altro nel momento in cui c'era l'esposizione dell'ostia consacrata, quindi si stava tutti inginocchiati con la testa bassa, prendono parte e vanno a colpire i due fratelli. Giuliano muore, Giuliano viene ucciso probabilmente, anzi da quello che dicono le fonti, viene ucciso da Francesco De Pazzi. Quindi è proprio uno della famiglia dei pazzi a uccidere fisicamente Giuliano. Lorenzo viene colpito, però sembra che sia riuscito a difendersi, a sguainare la spada, aveva la spada. Quindi che cosa fa? Lorenzo, sapete che si rifugia all'interno della sagrestia, si chiude dentro insieme ad alcuni accoliti che lo avevano aiutato, lo avevano difeso. Poi provate a pensare, è come se improvvisamente in questa sala qualcuno si alzasse e venisse e cercasse di uccidermi. Immaginate che parapiglia, gente che scappa, io probabilmente non riuscirei ad arrivare alla sagrestia perché non c'è, però la gente presente era completamente attonita, sconvolta, spaventata, quindi inizia un fuggi-fuggi generale, non si capisce chi è la minaccia, chi è l'amico. Lorenzo infatti si barrica dentro la sagrestia e bisogna tirarlo fuori con le buone, perché rimane asserragliato proprio all'interno finché non si rende conto che da fuori chi cerca di aprire la porta, chi cerca di chiamarlo sono familiari e quindi spera di poter aprire senza problemi. Da lì poi ovviamente la scoperta della morte del fratello e lui stesso ferito, eccetera. Che cosa succede a questo punto? Che mentre Lorenzo è barricato all'interno, Jacopo De Pazzi insieme a Francesco Salviati, quindi al vescovo di Pisa,
passano all'interno della città per andare a prendere possesso del Palazzo dei Priori. Quindi si dice che andassero all'interno della città, loro ovviamente con la loro scorta, con i loro sgherri, gridando popolo e libertà, popolo e libertà. C'è il famoso racconto che dice che al grido di popolo e libertà risuonava, riecheggiava in contraltare il monito, il grido dei Medicei, palle, palle, intendendo chiaramente lo stemma mediceo. Fatto sta che si risolve tutto in un nulla di fatto, perché Francesco Salviati e Jacopo De Pazzi si chiudono all'interno del palazzo, aspettano i rinforzi che devono arrivare, ma i rinforzi non arrivano. Aspettavano le truppe pontificie che avrebbero dovuto entrare in Firenze e che non arrivano. Al che, mentre le forze medicee si riorganizzano, rivoltosi o comunque i congiurati cominciano a fuggire. Infatti Francesco De Pazzi scappa, Jacopo e Francesco Salviati non riescono a fuggire, vengono catturati e lì succede di tutto, perché Firenze si trasforma praticamente in una specie di luogo di esecuzione capitale, proprio così all'aperto, gente che viene passata a fil di spada, gente che viene linciata, addirittura molti di coloro che avevano partecipato alla congiura vengono impiccati al Palazzo dei Priori, quindi appesi di fuori. Vengono uccisi per esempio anche Francesco Salviati e Jacopo De Pazzi, quindi una strage, una carneficina, mentre Lorenzo piano piano riprende il controllo della situazione. A quello che succede ovviamente c'è poi una contromossa. Lorenzo capisce quello che è successo, si rende conto di aver perso tanti alleati, si rende conto che la situazione è estremamente critica. Ma il passaggio ulteriore è quello che avviene qualche tempo dopo, quando alla notizia dei massacri avvenuti all'interno di Firenze, il Papa, che purtroppo si aspettava qualcosa di diverso, volge a suo favore questa disfatta e lancia la scomunica su Lorenzo il Magnifico e su Firenze. Lancia la scomunica per gli eccidi e per il fatto, addirittura tra le motivazioni che vengono addotte, c'è il fatto che Lorenzo aveva osteggiato l'elevazione alla carica vescovile di Francesco Salviati, quindi si era arrogato un diritto che non era il suo, quindi aveva agito in maniera indegna. Pertanto, insomma, ci sono una serie di motivazioni che fanno cadere chiaramente la scomunica su Lorenzo il Magnifico. Anzi, il Papa nella bolla di scomunica fa scrivere, come di solito avviene, no, nelle bolle di scomunica, che indulgenza plenaria e remissione di tutti i peccati verrà ovviamente data, concessa a coloro i quali prenderanno le armi contro Firenze e contro il Medici. Quindi, insomma, dichiarazione più una dichiarazione di guerra santa. Certo, la situazione, ecco, questo è la raffigurazione di alcuni, degli eccidi. Questo è addirittura un disegno di Leonardo. Mentre appunto Lorenzo che cosa fa? Lorenzo è un genio e riesce a capire anche in questo caso che una situazione che sembra veramente una situazione ormai disperata si può volgere a proprio vantaggio. Che cosa fa quindi? Milano comincia a perdere colpi, comincia a raffreddarsi nel comportamento, nel suo interesse verso le sorti di Firenze. Venezia è ancora lì, ma in qualche modo Lorenzo fa proprio un motto che era partito qualche tempo prima: divide et impera. Quindi capisce che l'unica speranza di non essere completamente fatto a pezzi e distrutto, lui e la sua città, è riuscire a dividere gli alleati. E che cosa fa quindi? Punta sul re di Napoli. Quindi
lascia Firenze, attraversa quindi esce dal suo, scusate, dalla sua Firenze e si porta praticamente in maniera occulta fino a Napoli, dove si fa ricevere dal sovrano. È un po' come consegnarsi in bocca al lupo, insomma. Eppure qui deve essere successo qualche cosa di straordinario. Probabilmente Lorenzo il Magnifico ha dato veramente prova di tutta la sua capacità di persuasione, di tutto il suo carisma, anche della sua capacità veramente seduttiva a livello intellettuale, ovviamente, quindi riuscendo probabilmente a muovere quei passi, a dire quelle parole giuste, tanto da far riflettere Re Ferdinando a prendere in considerazione l'ipotesi di lasciare, di abbandonare la posizione, quindi di abbandonare la lotta contro Firenze, che è quello che poi succede. Infatti Fernando d'Aragona si tira fuori, conclude una sorta di pace, diciamo così, con Firenze e quindi si estranea da questo contrasto che rimane praticamente tra Lorenzo il Magnifico e il Pontefice. È vero, sicuramente Lorenzo è un genio, ma su cosa avrà fatto leva? Necessariamente deve aver fatto leva su alcuni problemi che il sovrano di Napoli si trova a gestire in quel momento. Primo, il costo della guerra. In realtà Napoli e lo Stato Pontificio avevano già iniziato l'invasione dei territori fiorentini, ma si trovavano di fronte a una resistenza non da poco. Secondo, il Regno di Napoli in quel momento è scosso da alcune, diciamo, rivolte, mettiamola così, ci sono dei contrasti molto forti tra il potere centrale e i baroni, cosa che si risolverà qualche tempo dopo, proprio grazie all'aiuto di Lorenzo, Lorenzo il Magnifico, che aiuterà il pontefice in questa lotta contro i baroni napoletani. C'è poi un'altra cosa, c'è lo spettro dei turchi. Ci sono i turchi alle porte e i turchi alle porte effettivamente fanno paura. Infatti nel 1480 prendono Otranto. E quindi questa cosa effettivamente non può lasciare, diciamo così, senza interesse l'attenzione del re di Napoli, il quale si rende conto che trovarsi un alleato come Lorenzo il Magnifico effettivamente significa anche arginare lo strapotere di un pontefice che comincia a essere piuttosto problematico da gestire. E in effetti la situazione si risolve, però non è risolto né la guerra vera e propria con lo Stato Pontificio, né tantomeno il problema della scomunica. A quanto pare anche qui qualcuno dice che furono inviati degli ambasciatori presso il pontefice, ma il pontefice stesso è logorato economicamente dal problema del sostentamento di questa guerra, che non riesce a portare avanti. Lorenzo gli offre la scappatoia, Lorenzo gli offre la possibilità, diciamo, di uscirne in maniera elegante. E infatti il Papa chiede, o meglio propone, il ritiro della scomunica a patto che almeno 10 notabili cittadini fiorentini si rechino a Roma a chiedere perdono. Questa cosa, non è necessario che ci sia Lorenzo tra loro, quindi non è richiesta la presenza di Lorenzo. I 10 notabili vengono mandati, probabilmente vengono mandati anche dei cospicui doni al pontefice, la situazione quindi si risolve con il perdono e quindi con il ritiro della scomunica. E quindi Lorenzo si trova di nuovo a gestire, a riprendere il controllo della situazione politica. Ora, Firenze lo ha sostenuto, i suoi oppositori politici probabilmente o erano stati spaventati dalla reazione
che era seguita al tentativo di uccisione e quindi il massacro che c'era stato, o probabilmente hanno aspettato per vedere che cosa sarebbe successo. Comunque Firenze è saldamente nelle mani di Lorenzo. Lorenzo ne approfitta addirittura dal punto di vista proprio politico per rafforzare ulteriormente il suo controllo su tutta la struttura, diciamo, politica della città. Fa creare un nuovo consiglio, il Consiglio dei 70, che è un consiglio quinquennale, fatto praticamente da membri che sono eletti da lui, grosso modo. Sono tutti suoi sostenitori e che quindi controllano praticamente tutto in Firenze. Questo chiaramente in estremi soldoni. Il risultato è che Firenze si lega fortemente a Lorenzo, ma il mondo intorno in realtà deve fare i conti appunto con questa rinata potenza. Questo che vedete è sempre Vasari che mostra in una delle sue lunette la rappresentazione dell'incontro tra il re, vedete, di Napoli e il signore di Firenze. È bellissimo perché rappresenta, come vedete, rappresenta il Lorenzo il Magnifico letteralmente inginocchiato di fronte al re. Ma questo non fa perdere dignità o rispetto del diciamo del ruolo del fiorentino nei confronti appunto delle altre autorità, anzi ne esce rafforzato, perché spiega e racconta la capacità di Lorenzo addirittura, ecco, di umiliarsi a favore del bene cittadino, che poi è così che fu vista. All'ingresso di Lorenzo, Lorenzo fu salutato a Firenze come il salvatore della patria, quindi con veramente manifestazioni di giubilo, di grande sostegno. Quindi è stato effettivamente un momento molto importante e Lorenzo non lascerà passare così impunemente quanto è accaduto. Per esempio farà coniare, tra le altre cose, queste medaglie commemorative dell'evento in cui si evidenzia il lutto pubblico, con il nome appunto di suo fratello Giuliano. Quindi il lato opposto rappresenta Lorenzo Medici con il suo ritratto, Salus Publica, quindi cioè è lui che rappresenta la salvezza, la salute nel senso del benessere cittadino, ma non fa dimenticare quello che la famiglia Medici ha pagato perché si arrivi a questo. E di conseguenza lo scacchiere cambia anche perché il pontefice di lì a poco muore, sarà quindi sostituito, sarà diciamo rimpiazzato da un pontefice invece molto diverso, Innocenzo VIII Cibo, con quale Lorenzo il Magnifico in realtà stringerà un rapporto ancora più forte, considerate probabilmente perché erano tutti e due di famiglia di banchieri, perché anche Innocenzo VIII Cibo era un banchiere, era genovese, veniva da una famiglia di banchieri, forse avevano lo stesso modo di vedere le cose, però considerate che Lorenzo è diventato consigliere di Innocenzo VIII. Non soltanto, considerate che per esempio cambiano i presupposti, le relazioni con alcuni di questi stati. Purtroppo tramonta definitivamente il rapporto con Milano. Con Milano si interrompe, diciamo, quel feeling, chiamiamolo così, quella relazione che c'era stata positiva, che c'era stata fino a quel momento, proprio perché gli Sforza cominciano a essere fortemente interessati ad espandersi verso sud, soprattutto nella regione qui della Romagna. Quindi sono interessati ad arrivare in questa zona e sono interessati alla Lunigiana, sono interessati quindi a scendere sull'altro versante e quindi minacciano direttamente i territori fiorentini. E qui quindi si apre un diciamo contrasto, un conflitto che vedrà addirittura
chiamato in gioco, entrare in gioco la Francia con Carlo VIII, che di lì a qualche tempo verrà chiamato in Italia, entrerà in Italia, arriverà addirittura a Firenze. Lorenzo questo non lo vedrà, meno male. Ma comunque nel momento in cui Lorenzo riprende il controllo della situazione negli anni Ottanta, le condizioni in qualche modo vengono a prosperare, vengono ricreati tutta una serie di rapporti, piuttosto importanti, tant'è che anche Firenze prospera, e Firenze prospera anche dal punto di vista fortemente umanistico. C'è poi il discorso appunto del suo interesse fortissimo nei confronti della cultura. I medici ne hanno fatto un motivo, un modo di vivere, quello cioè di gratificare la città, la loro terra, di opere d'arte, di lavori pubblici, di bellezze, di cultura, di libri. E Lorenzo non è da meno, tant'è che Lorenzo ne viene rafforzato soprattutto da questa tradizione precedente a cui lui si aggancia e che, se vogliamo, amplifica in maniera straordinaria. Qui in questa in questa adorazione dei magi volevo farvi vedere, sapete che viene riproposto, vengono riproposti tutta una serie di personaggi, tant'è che qui noi troviamo tutta la storia della famiglia Medici, da Cosimo il Vecchio, vedete, questa è praticamente una scena di natività con l'adorazione dei magi. Bene, nei magi vengono rappresentati i punti forti della famiglia: Cosimo il Vecchio, Piero il padre di Lorenzo e Giovanni il fratello di Piero, quindi lo zio di Lorenzo. Questo giovanotto qui è molto probabile che sia Lorenzo il Magnifico, anche se per similitudini, per aspetto, assomiglia più a Giuliano. Però dovrebbe essere Lorenzo, che è rappresentato con, vedete qui, il 2 e il 3, sono praticamente Pico della Mirandola e l'immancabile Poliziano, che lo hanno sempre accompagnato dappertutto. Giuliano è rappresentato da questa parte, quindi, come vedete, vengono ricordati, vengono celebrati, secondo il costume dell'epoca, attraverso queste opere di carattere sacro, nelle quali noi troviamo trasposti nei volti dei personaggi famosi i contemporanei, ovviamente legati alla famiglia. Questa è una tradizione partita già da un certo periodo di tempo. Lorenzo è un mecenate, e lo sappiamo tutti. Lorenzo si circonda di pittori, si circonda di scultori, di artisti, apre scuole, apre luoghi dove si possa vedere le opere antiche e copiarle. È proprio così che conosce Michelangelo, raccogliendo delle antiche opere romane, riunendole in un luogo messo a disposizione di chi vuole andare a copiarle, a studiarle, a disegnarle, ed è così che conosce Michelangelo, ed è così che avvia, se vogliamo, la carriera, lo studio, del giovane Michelangelo. Ma si circonda di letterati, di pittori, presterà pittori a destra e a manca. Lui, che li conosce praticamente quasi tutti quelli del suo periodo, Botticelli, Filippino Lippi, chi più ne metta, Rosselli, tutti questi pittori che muovono nella corte medicea e che dipingono e che veramente monumentalizzano le regge, i palazzi di questa famiglia, vengono però con estrema prodigalità prestati, come avviene per esempio nel caso di Filippino Lippi, che viene preso e mandato a Roma a dipingere la Cappella Carafa per il cardinale Oliviero Carafa, il quale Oliviero Carafa non sapeva a chi rivolgersi e, senza problemi,
Il Magnifico gli dice: ti preoccupare, te lo presto io un pittore, e un pittore di ottimo livello, ma pensate a quanto accade per esempio con la Sistina, con i pittori che vengono mandati a dipingere la prima fase, no? I primi quadri della Sistina. Questo è un argomento su cui glisso quasi, perché se ci sarà modo gli dedicheremo proprio un incontro a questo evento, perché si tratta di una cosa estremamente particolare. Ma non soltanto, sarà prodigo di borse di studio, sarà prodigo di consigli, aprirà scuole di scrittura, aprirà scuole di recitazione, anzi lo aveva già fatto addirittura qualche tempo prima della morte di suo fratello, quindi prima del 78, quando avevano veramente dato origine a delle gare poetiche a cui Lorenzo prendeva parte. Lorenzo ha scritto tantissimo in prosa, in versi, in volgare, quindi ha veramente dato tanto dal punto di vista proprio intellettuale. E infatti viene rappresentato, guardate, è bellissimo anche questo ritratto in cui si vede il vaso di tutte le virtù che si trova esattamente sopra, si poggia sopra i vizi. Questa testa che vedete rappresenta i vizi. È questo Lorenzo. Lorenzo crea tutta una rete di contatti culturali che vanno ben al di fuori di Firenze e che servono ovviamente per generare questa, se vogliamo, generazione illuminata, che è quello che in qualche modo Lorenzo vuole. Insieme a suo fratello, eccolo qui, Giuliano, avevano dato adito veramente a delle vere e proprie gare, manifestazioni, delle giostre poetiche, delle giostre che effettivamente cui partecipavano e che avevano raccolto veramente forse la crème de la crème che potevamo trovare in quel periodo, non solo a Firenze ma un po' in tutta l'Italia centrale. Firenze diventa un luogo verso il quale andare, proprio per questo stimolo intellettuale. Una delle muse più famose, no, che Botticelli per esempio ha tanto rappresentato, una delle muse intellettuali di cui lo stesso Lorenzo scrive, e lei è Simonetta Vespucci, la giovane tra l'altro amata poi da Giuliano, sposata appunto con il cugino di Amerigo Vespucci, e tra l'altro di una bellezza tale che diventa una musa ispiratrice di poesia, d'arte. Beh, è Simonetta Vespucci anche questa. Sapete, sapete che Botticelli l'ha voluta rappresentare, cioè ne ha rappresentato le fattezze sicuramente nella Venere, ma anche probabilmente nella rappresentazione della primavera, proprio a dimostrazione di questo ambiente così illuminato. Non c'è una parola che meglio descrive, è illuminato perché è aperta alla speculazione, è aperta al dibattito, è aperta al confronto, è aperta in un periodo in cui ancora questo non era così diffuso. Questi artisti cominceranno a muoversi, a circolare, a portare le loro idee, a portare la loro, in qualche modo, esperienza, anche ancora quando Lorenzo è in vita. Lorenzo, come sapete, ha ereditato purtroppo pure lui, anche se in una forma molto leggera, problemi di salute, no? Da suo padre che soffriva di gotta, da suo nonno. Le sue condizioni non sono ottimali in effetti, e purtroppo per noi nell'aprile del 1492, nel giro di pochissimo, si spegne nella villa di Careggi, che era una delle ville in cui avvenivano appunto questi incontri, una delle ville che lui ha vissuto con più gioia, con più piacevolezza, e a quanto sembra, tra l'altro, non senza, diciamo, dare
in qualche modo dimostrazione della sua apertura mentale, laddove proprio poco tempo prima ha invitato a stare a Firenze un monaco piuttosto problematico, piuttosto irascibile, piuttosto complicato e molto molto pericoloso, di lì a poco questo emergerà, che è appunto il Savonarola. Lo invita Lorenzo proprio nella sua predisposizione mentale comunque ad accettare il confronto anche sul tema religioso, anche laddove il Savonarola colpisce fortemente lo stile di vita della Firenze di Lorenzo. Eppure Lorenzo lo vuole a San Marco, lo fa insediare come priore di San Marco, tra l'altro c'era l'obbligo non scritto che il priore di San Marco andasse in visita a chi lo aveva insediato. Il Savonarola si rifiuta, ma Lorenzo ci passa sopra, continua a fare donazioni, a elogiare l'attività di questo religioso. Sembra che addirittura, anche se questo non è confermato, Lorenzo lo abbia chiamato in punto di morte per ottenerne l'assoluzione, quindi per probabilmente come confessore. I cattivi, i maligni dicono che il Savonarola non lo avrebbe confessato né lo avrebbe assolto, perché Lorenzo si rifiutò sul letto di morte di rinnegare la sua condotta di vita, che effettivamente nel 1492 si chiude dopo 43 anni, quindi piuttosto giovane, ma si chiude come fenomeno veramente straordinario, un fenomeno che appunto ha investito politica, cultura, economia, ogni aspetto dello scibile umano. Lorenzo quindi chiude questo episodio e con Lorenzo, come sapete, nel 1492 si dice si chiude anche il Medioevo ufficialmente. Da questo momento in poi si fa partire l'epoca rinascimentale, a cui effettivamente Lorenzo in qualche modo ha dato veramente tantissimo. Io vi ringrazio, vi saluto per questa serata. Ci rivedremo il 31 per parlare dei papi medici, quindi Clemente VII e Leone X. Buona serata a tutti.